Salve a tutti dal Criticone, oggi vi faccio vedere il mio nuovo acquisto, è una cosa veramente spettacolare. Si tratta di una macchina per il caffè, diciamo per le capsule della Nespresso, non è della Nespresso la marca, perché come vedete la marca è Cisno, e quindi è una macchinetta per il caffè compatibile. E diciamo che dalla scatola si vede che non è proprio piccolissima, io me l'aspettavo un po' più piccola, diciamo dalle foto su Amazon, ma è una macchina portatile, quindi a batteria da 12 volt e che ci consente di farci il caffè dove ci pare, quindi senza bisogno dell'energia elettrica. Questo è veramente l'ideale per chi va in campeggio, ma soprattutto potrebbe esserlo anche per chi magari ha come me un ufficio in cui il caffè fa veramente schifo e vuole magari bersi un caffè come Dio comanda, diciamo. E niente, a questo punto io direi di partire con l'unpacking e vediamo cosa contiene la confezione. Dunque, qui abbiamo spine della corrente per tutti i tipi, quindi abbiamo sia la possibilità di utilizzare la nostra classica dell'Italia, diciamo quella italiana, che quelle di altre nazionalità, sempre dell'Unione Europea, e fino a quelle anche della Cina, perché comunque l'oggetto è made in Cina, quindi ha anche quello di attacco. Andiamo a rimettere qui dentro e teniamo quella per l'Italia. Questo è l'alimentatore, che ovviamente è un alimentatore con l'adattatore per poterlo attaccare, e questo servirà per mettere in carica la nostra batteria. Questo è come viene agganciato e qui c'è il tasto per sbloccare questo aggancio, come vedete. Questa è la nostra macchina del caffè. Come vi dicevo, me l'aspettavo un po' più piccola, effettivamente. Vi dico, non è nemmeno troppo leggera, anzi andiamola a pesare. Ecco qua, di peso fa 886 grammi. Beh, diciamo che non è proprio leggerissima, non è molto portatile, però comunque dei casi è sempre una macchinetta a batteria che ci consente di scaldare l'acqua e fare il caffè dovunque siamo. Torniamo a vedere le cose che abbiamo nell'imballo. Abbiamo questo qui, che non ve l'ho fatto vedere, che è il caricabatterie da auto, perché comunque se siamo in viaggio possiamo ricaricare la batteria anche mentre stiamo tornando a casa, o magari stiamo andando nella nostra destinazione preferita. Qui abbiamo la scheda con la garanzia, che in realtà non sono proprio 12 mesi, vabbè, questo perché viene dall'estero, però noi in Europa, ricordo, abbiamo 2 anni di garanzia, non uno. E qui abbiamo il manuale di istruzioni, che apparentemente sembra in inglese, ma vediamo un attimo se... Sì, è in inglese, ragazzi, non è tradotto in altre lingue. Questo è, diciamo, una piccola nota negativa. Andiamo a vedere a questo punto come funziona. Allora, per prima cosa ho dovuto mettere in carica la batteria, perché è arrivato che aveva solamente una tacca di livello di carica, quindi l'ho messa in carica per un paio d'ore e adesso ce l'abbiamo completamente carica. Seconda cosa, qui dietro, come vi avevo fatto vedere, c'è la presa dove poter mettere in carica la batteria interna, che si trova esattamente qua dentro, quindi adesso ve la faccio vedere. Apro il vano batteria. Cosa abbiamo qui? Abbiamo la batteria da 12 volt, che era quella che vi ho detto prima all'inizio, e qui abbiamo un jack, che è poi lo stesso attacco del caricabatteria che troviamo poi qui. Perché? Perché la nostra batteria avrà qui la presa, che noi andremo a collegare eventualmente nel caricabatterie senza bisogno di portare tutta la batteria per ricaricarla automaticamente, se vogliamo. Se invece vogliamo collegarla direttamente, la attacchiamo direttamente qui e possiamo o metterla in carica da questa presa qui e vedere il livello di carica come nel caso di prima, oppure possiamo semplicemente collegarla e utilizzarla, che è quello che andremo a fare proprio adesso. Allora, il dispositivo è molto semplice da utilizzare. Allora, abbiamo 2 scompartimenti. Allora, il primo si trova qui sotto, che è composto da un bicchiere, fondamentalmente una tazza, per poter far cadere il caffè. Qui abbiamo
recipiente che reggerà la capsula, che poi a sua volta, una volta bucata, farà passare l'acqua da questo foro e andrà a finire esattamente dentro la nostra tazza. Svitando qui c'è la parte, diciamo, quella che andrà a reggere la capsula, mentre la capsula si metterà all'interno di questo foro qui, insomma. Quindi c'è, diciamo, il portacapsule, questa parte qui. Quindi bisognerà mettere la macchina in questa posizione, inserire la capsula, successivamente avvitare la nostra tazza, accendere il dispositivo premendo il tasto centrale, ma non prima di aver aperto questo, che è il secondo scompartimento, e riempito d'acqua quest'area qui. Tutto chiaro? Una volta inserita l'acqua all'interno di questo contenitore, potremo accendere, tenendo premuto 2 secondi, il nostro dispositivo e avviare diciamo, il riscaldamento dell'acqua, che poi verrà fatta passare per il sistema interno. Scusate se ho impiegato parecchio tempo a spiegarvelo, però ci tenevo, diciamo, che fossero chiari i step. Allora, andiamo a fare le nostre operazioni. Allora, smontiamo prima il portacapsule, inseriamo la capsula. Io in questo caso ho utilizzato questa, è un'Indria della Nespresso. Andiamo a metterla, come vedete calza perfettamente, la faccio rivedere, metto dentro, chiudo con il portacapsula, che andrà automaticamente. Questo è di metallo pesante, quindi è una parte importante, perché va a bucare proprio la capsula e la buca perfettamente, e vado a riapplicare la nostra capsula, ok? Ecco fatto. A questo punto andiamo ad aprire il contenitore dell'acqua, andiamo a mettere l'acqua. Qui c'è l'equivalente di acqua che basta per un caffè lungo, insomma. Andiamo a rimettere a chiudere il nostro contenitore e ci siamo fin qui. Tenendo premuto il tasto power per 2 secondi, il dispositivo si accenderà e inizierà a scaldare l'acqua. Ci vorranno circa 8-10 minuti per riscaldare l'acqua. Nel caso volessimo farlo già con acqua calda, cioè che magari ce la mettiamo noi che già è bollente, in quel caso basterà tenere premuto 5 secondi e lui erogherà direttamente il caffè. Per spegnere basterà ripremere il tasto per interrompere il flusso. Io adesso tengo premuto solo 2 secondi perché nel mio caso l'acqua è fredda e ho bisogno che si scaldi. Attendiamo quindi che si riscaldi l'acqua e ci vediamo tra poco.
Allora, il funzionamento fondamentalmente l'abbiamo capito, ossia qui sopra si mette l'acqua, sotto mettiamo la capsula. Se la girate non mettetela sotto sopra una volta che avete messo l'acqua, perché qui c'è la valvola di sfogo, di conseguenza uscirebbe l'acqua. La cosa importante è tenere premuto 2 secondi se volete il caffè caldo, però poi ne dovete aspettare 8-10 affinché la camera, diciamo, a pressione si scaldi e faccia uscire fuori l'acqua calda, e di conseguenza vi è difficile poter mettere il caffè all'interno della tazzina, perché in questo modo dovreste sapere esattamente il momento in cui l'acqua è calda, cosa che purtroppo questo strumento non ci dà la possibilità, perché nel momento in cui è calda prende e esce subito. E in caso contrario lo lasciate all'interno della tazza, che appunto c'è, e quindi si riempie, svuota completamente, diciamo, il serbatoio, e poi ci beviamo il caffè. Però comunque ci vogliono una decina di minuti. Se invece utilizziamo l'acqua già calda nostra, la mettiamo dentro, si tiene premuto 5 secondi e il caffè inizierà a uscire. In quel caso è più semplice, perché a quel punto lo mettiamo direttamente dentro la tazzina e fine del giochi, insomma. Questo è quanto. Il caffè esce buono. Io l'ho assaggiato e mi è piaciuto in entrambi i casi, sia se l'acqua la mettiamo calda che se l'acqua la mettiamo fredda, cioè nel senso che la facciamo scaldare da lui. E quello che posso dirvi, le mie impressioni, diciamo, su questo oggetto è molto figo, cioè a me è piaciuto veramente tanto. C'è da dire delle cose, insomma. Allora, primo è il prezzo costa 125 euro, che sicuramente non è a buon mercato, che comunque è una bella spesa. C'è da dire che a livello di materiali, i materiali ci stanno, perché comunque a me piace, ci sono delle parti in metallo, diciamo, belle pesanti, delle altre invece che sono in plastica, e quindi comunque abbiamo, cioè, l'idea di avere un oggetto consistente, cioè un oggetto che gli vale, diciamo, questi soldi. E la cosa buona è che ci consente di poter scegliere appunto se utilizzare l'acqua già calda oppure scaldarla. La cosa negativa è che pesa tanto, cioè noi portarci dietro una cosa del genere per fare un caffè mi sembra veramente una follia. Piuttosto mi conviene farmi il caffè a casa dentro al termos e metterlo nel termos e portarmi dietro quello, piuttosto che farlo sul momento. La cosa che potrebbe essere invece positiva è che se noi andiamo, magari ce l'abbiamo al lavoro, magari mentre lo teniamo così in un armadietto, nel momento in cui dobbiamo fare il caffè lo tiriamo fuori, lo prepariamo. Cioè, questa potrebbe essere un'idea, secondo me. E che dire, se li vale, per me forse li vale, forse è un po' troppo come prezzo, magari se scendesse un po' con un'offerta sarebbe meglio, ma comunque io vi posso dire che l'oggetto è ben realizzato, e le uniche cose, diciamo, non mi sono molto piaciute, e forse avrei preferito che si scaldasse, diciamo, l'acqua, mi segnalasse in rosso magari quando l'acqua era calda al fine di poterla erogare quando decido io. Tuttavia, non lo so, magari anche così è funzionale lo stesso. Che dire, ragazzi, voi che ne pensate? Lasciatemi qualche commento e ditemi se l'oggetto secondo voi è valido, oppure se secondo voi non avete avuto una buona impressione come ce l'ho avuta io, non so. Fatemi sapere come la pensate. Un saluto a tutti.